break down the awkwardness. Put on my boots and a lily white dress. A million words, but how to. Ciao a tutti, io sono Gianni, benvenuti qui sul mio canale per questo nuovo video tutorial nel quale oggi parleremo ancora di Fire TV Stick ed in particolare vedremo insieme come autorizzare permanentemente una connessione via DB con un PC in modo, nel caso in cui se ne presentasse la necessità, di essere in grado di rimuovere eventuali applicazioni dannose che in casi estremi potrebbero impedire il corretto avvio della Fire TV Stick. Senza dover per forza di cose, anche nei casi più fortunati, ripristinare la Fire TV Stick alle impostazioni di fabbrica, perdendo in tal modo tutti i nostri dati e applicazioni. Vi anticipo già che si tratterà di un tutorial abbastanza tecnico, anche se non particolarmente difficile, che ovviamente vi consiglio di seguire nella sua interezza, perché solo in questo modo riuscirete a portare ad un altro livello le vostre conoscenze e di conseguenza il vostro modo di utilizzare la Fire TV Stick. Prima di proseguire però come al solito vorrei gentilmente chiedervi, se volete vedere altri contenuti di questo tipo, di farmelo sapere iscrivendovi al canale, lasciando un like, un commento e condividendo il video con i vostri amici e parenti in modo che il maggior numero di persone possano vederlo. Vi ringrazio di cuore in anticipo. Detto questo, torniamo a noi, al tutorial di oggi, che segue quello che ho pubblicato domenica scorsa, nel quale avevamo visto insieme i possibili rischi nel provare ad installare alcune applicazioni di terze parti. Nel video avevo portato ad esempio il caso di un mio amico che, nonostante io lo avessi più e più volte sconsigliato, aveva provato ugualmente ad installare il Play Store di Google sulla Fire TV Stick. Purtroppo però, come era facilmente prevedibile, il risultato finale è stato un malfunzionamento che si è tradotto in un loop continuo sulla schermata iniziale che impediva alla chiavetta di avviarsi correttamente. Fortunatamente, come segnalato anche da alcuni di voi, in alcuni casi, e il mio amico è stato tra questi fortunati, è bastato lasciare accesa la Fire TV Stick per quasi 2 giorni, fino a quando la stessa non è riuscita a riavviarsi in modalità provvisoria e poi con un reset di fabbrica siamo stati capaci di ripristinare il funzionamento corretto. E allora oggi, come vi ho anticipato, vedremo come stabilire, o meglio come autorizzare in modo permanente, un collegamento via DB con il PC, così all'occorrenza da poter disinstallare applicazioni dannose che potrebbero compromettere il regolare funzionamento della Fire TV Stick, senza doverla per forza di cose, nella migliore delle ipotesi, riportare alle impostazioni di fabbrica, perdendo in questo modo tutti i dati e le applicazioni che abbiamo installato. Per questo tutorial ci serviranno alcuni file che ho pubblicato qualche minuto fa sul gruppo Telegram, per cui la prima cosa da fare è naturalmente scaricare su un PC i file che trovate sul Telegram e ovviamente a questo proposito vi invito anche ad unirvi al gruppo così da poter rimanere aggiornati sugli altri tutorial e recensioni che pubblico con cadenza quasi giornaliera. Dopo aver scaricato i file da Telegram, il secondo passo che dovremmo fare consiste nell'installare sulla Fire TV Stick un'applicazione e per farlo ci serviremo dello smartphone. Ma andiamo con ordine, per cui dopo aver scaricato sullo smartphone l'applicazione Easy Fire Tool, dovremo entrare nelle impostazioni della Fire TV Stick, poi scorrere fino alla voce La mia Fire TV, poi dovremo selezionare Opzioni sviluppatore e poi nella videata successiva verificare che entrambe le voci, e quindi ADB Debugging e consente installazione di applicazioni da fonti sconosciute, siano entrambe abilitate. Questo perché nel proseguo del tutorial avremo bisogno di stabilire una connessione via ADB e naturalmente di installare un'applicazione di terze parti. Fatto questo dovremo ritornare alla schermata precedente, perché prima di continuare ci servirà un altro dato, che è il nostro indirizzo IP. Indirizzo che potremo trovare selezionando la prima opzione della lista, informazioni, e poi nella videata successiva scegliere la voce rete, così che nel menu di destra ci apparirà una serie di dati, tra i quali anche l'indirizzo IP, che nel mio caso è rappresentato da 192.168.0.176. Indirizzo che vi consiglio di appuntarvi su un foglio di carta. A questo punto potremo tornare alla home page della Fire TV Stick e concentrarci nuovamente sullo smartphone. Infatti, dopo aver scaricato ed installato Easy Fire Tool, dovremo naturalmente aprirla, accettare questo disclaimer e poi ci comparirà questa finestra dove ci verranno mostrate tutte le applicazioni che abbiamo installato sullo smartphone. Ora la prima cosa che dovremo fare è stabilire un collegamento con la Fire TV Stick.
per cui come prima cosa dovremo verificare che sia la Fire TV Stick che lo smartphone siano connessi alla stessa rete Wi-Fi. Poi dovremo cliccare sul simbolo del Wi-Fi che si trova in alto a destra a fianco dell'icona con la presa di corrente e in questo modo l'applicazione comincerà a cercare tutte le Fire TV Stick che sono connesse alla rete Wi-Fi. Nel mio caso al momento ne ho solamente una, ma nel caso in cui ne aveste più di una è indispensabile selezionare quella corretta che potrete identificare per mezzo dell'indirizzo IP che ci siamo trascritti un attimo fa e che nel mio caso era esattamente 192.168.0.176. Ora ci basterà selezionare la Fire TV Stick corretta e poi rispondere sì alla successiva domanda. A questo punto per stabilire la connessione dovremo cliccare in alto a destra sull'icona che è rappresentata dalle due prese di corrente, in questo modo sarà stabilita la connessione e sulla Fire TV Stick ci apparirà una finestra di questo tipo dove potremo autorizzare e stabilire la connessione via DB. Ora dobbiamo ritornare al Play Store, per cui apriamo nuovamente il Play Store da dove dovremo installare un'altra applicazione che in questo caso si chiama Remote ADB Shell. Applicazione che prima installeremo sullo smartphone e poi dopo averla installata potremo nuovamente ritornare in Easy Fire Tool e dalla schermata CD Load dovremo scorrere la lista delle applicazioni che abbiamo installato sullo smartphone fino alla lettera R dove troveremo per l'appunto Remote ADB Shell che abbiamo appena installato. E ora selezionandola ci apparirà questo menu che ci chiederà se vogliamo installare l'applicazione sulla Fire TV Stick. Per cui basterà cliccare qui su Yes per inviarla alla Fire TV. A questo punto dovremo attendere la fine del processo, cosa che non impiega più di un paio di minuti a farla grossa, e a questo punto sullo smartphone apparirà un messaggio che ci comunica che l'applicazione è stata trasferita ed è installata con successo sulla Fire TV Stick. Per cui, scorrendo i miei giochi e applicazioni verso destra, fino all'ultima opzione, mostra tutto, e poi nella videata successiva, scorrendo ancora verso il basso, dovremo per l'appunto trovare l'applicazione che abbiamo appena installato e quindi Remote ADB Shell. Ora, selezionandola, prima di entrare nell'applicazione vera e propria dovremo accettare questo disclaimer e poi successivamente ci apparirà una schermata di questo tipo per cui la prima cosa da fare è inserire l'indirizzo IP e in questo caso non ci sarà bisogno di inserire correttamente il nostro indirizzo ma potremo tranquillamente utilizzare questo 127.0.0.1 che è un indirizzo IP generico che rappresenta il localhost della Fire TV Stick. Mentre nella seconda riga per la porta su cui stabilire la connessione ADB potremo tranquillamente tenere quanto ci viene proposto e quindi 5555. Adesso però prima di cliccare su continua vorrei un attimo spiegarvi cosa significa stabilire una connessione ADB, sigla che sostanzialmente sta per Android Debug Bridge, che è uno strumento che ci consente di comunicare e controllare il dispositivo Android, che in questo caso naturalmente è rappresentato dalla Fire TV Stick, collegato al computer tramite una connessione USB. Questo strumento, insieme a molte altre utility, fa parte dell'Android Software Development Kit, SDK. Naturalmente una condizione essenziale affinché ciò sia possibile è, come abbiamo visto un attimo fa, che nelle opzioni sviluppatore della Fire TV Stick sia attivata su ON la voce ADB Debugging, in modo che la Fire TV Stick possa accettare una connessione via ADB. A questo punto possiamo ritornare a Remote ADB Shell e stabilire la connessione. Nel caso in cui doveste ottenere un errore, come nel mio caso, è sufficiente rientrare nuovamente nelle opzioni sviluppatore e disabilitare, aspettando qualche secondo, per poi riabilitare nuovamente l'opzione ADB Debugging. Poi tornando alla Shell, a questo punto la connessione via ADB potrà essere stabilita correttamente. Ora, da qui, da questa schermata, potremo trasmettere alla Fire TV Stick qualsiasi comando via ADB, semplicemente premendo il tasto OK sul telecomando e poi digitandolo usando la tastiera virtuale. Ora possiamo anche chiudere ADB Shell perché il secondo passo del tutorial consisterà nello stabilire lo stesso collegamento utilizzando però un PC. Per cui come primo step dovremo ovviamente trasferirci dalla Fire TV Stick al PC e lì estrarre il file
chiamato Platform Tools R2206 in una cartella del computer. Cartella che io vi consiglio, anche per poter seguire poi più facilmente il tutorial, di rinominare Darkphonics, come ho fatto io, e poi di posizionarla nella directory principale e quindi nell'unità C. Dopo aver estratto i file, dovreste trovarvi in una situazione di questo tipo, per cui il secondo step consisterà nell'installare il driver per poter collegare la Fire TV Stick via USB al PC. Per cui ora dovremo aprire il secondo file che abbiamo scaricato da Telegram, questo, denominato Fire Device USB Driver, e poi lo installiamo seguendo il procedimento che state vedendo scorrere a video. Al termine dell'installazione, quello che dovremo fare sarà prima di tutto riverificare che sulla Fire TV Stick siano ancora attivi sia ADB Debug che consente installazione di applicazioni da fonti sconosciute, e poi il passaggio successivo consisterà nel verificare che entrambi, e quindi sia la Fire TV Stick che il PC, siano connessi alla stessa rete Wi-Fi. Per cui se in casa ne avete più di una, verificate di stare utilizzando la stessa per entrambi i dispositivi. Successivamente dal desktop del PC dovremo cliccare qui in basso dove c'è la finestra di ricerca e digitare le lettere P e R in modo che qui in alto compaia il prompt del DOS che naturalmente dovremo aprire in modo che compaia questa finestra. E poi dovremo utilizzare questi due semplici comandi per entrare nella cartella dove abbiamo estratto il file di cui abbiamo fatto in precedenza il download da Telegram. In modo che al termine, lanciando il comando dir, dovremo avere la conferma di trovarci proprio nella cartella corretta, la cui situazione dovrebbe essere rappresentata dalla lista di file che state vedendo in questo momento a video. Arrivati a questo punto dovremo naturalmente stabilire la connessione con la Fire TV Stick, per cui come primo comando digitiamo proprio ADB kill-server e poi premiamo invio. Poi come secondo comando ADB spazio start trattino alto server e poi premiamo nuovamente invio. Ora dovremo propriamente stabilire il collegamento, per cui il comando relativo sarà rappresentato da ADB spazio connect seguito dall'indirizzo IP della Fire TV Stick, che nel mio caso sarà questo che vedete a video, ma voi naturalmente dovrete utilizzare il vostro, quello che abbiamo trovato in precedenza. E poi dopo aver dato l'invio, come vedete, sul prompt del DOS otterremo un messaggio di errore, e questo perché sulla Fire TV Stick nel frattempo sarà apparsa questa finestra, dove per poter stabilire il collegamento prima dovremo dare il consenso e in questa fase è fondamentale selezionare questa casella in modo da concedere un permesso permanente per il collegamento, autorizzazione che poi si rivelerà fondamentale quando dovremo stabilire la connessione via USB. Ora provando nuovamente a richiamare lo stesso identico comando nel prompt del DOS, come risposta otterremo questa stringa di testo che ci informa che siamo già connessi alla Fire TV Stick. Ed infatti, digitando questo ulteriore comando, che serve sostanzialmente per ricevere una lista dei dispositivi attualmente collegati, avremo la conferma che la Fire TV Stick, che in questo caso è rappresentata dal suo indirizzo IP, è correttamente connessa. Ora per confermare che effettivamente siamo collegati, possiamo anche digitare questo ulteriore comando che ci consentirà di vedere una lista delle applicazioni che abbiamo installato sulla Fire TV Stick. Vi faccio presente che questo del primo collegamento è la parte un pochino più delicata, quella che potrebbe comportare qualche problema in più, e proprio a questo proposito vi lascio qui sotto nella descrizione del video il link alla pagina ufficiale di Amazon dove sono elencate anche alcune possibili soluzioni in caso dovessero presentarsi delle difficoltà. A questo punto possiamo anche chiudere la connessione digitando prima il comando exit e poi il comando ADB spazio disconnect seguito dall'indirizzo IP.
poi il comando ADB spazio kill trattino alto server ed infine nuovamente exit. Fatto questo, l'ultimo passo consiste nel verificare di poter stabilire correttamente il collegamento connettendo la Fire TV Stick direttamente alla porta USB del PC utilizzando il cavo di alimentazione. E allora, dopo aver connesso la Fire TV Stick utilizzando il cavo di alimentazione, dovremo nuovamente riaprire dalla barra di ricerca il prompt del DOS e poi ancora utilizzare i comandi che abbiamo visto un attimo fa, fino a rientrare nuovamente nella directory in cui abbiamo estratto i file zip che abbiamo prelevato da Telegram. Poi dovremo ancora dare il primo comando e quindi ADB spazio kill trattino alto server. Attendere qualche secondo che il sistema risponda e poi digitare il secondo comando e quindi ADB spazio shell, per cui dovrebbe apparire il prompt dei comandi della Fire TV Stick. Altrimenti, nel caso in cui non avessimo prima autorizzato permanentemente il collegamento, avremmo ottenuto un messaggio di questo tipo dove è riportato che il dispositivo non è autorizzato a stabilire il collegamento. Ora, come abbiamo visto in precedenza, utilizzando quindi lo stesso comando di prima, potremo ottenere la lista delle applicazioni installate sulla Fire TV Stick che poi potremo disinstallare in caso di bisogno utilizzando la seguente stringa seguita dal nome dell'applicazione che vogliamo eliminare. Passo che però naturalmente vedremo naturalmente se vorrete, se siete interessati in un prossimo tutorial e ovviamente potete farmelo sapere qui sotto nei commenti. Per oggi quindi direi che è tutto, come sempre per maggiori informazioni trovate tutti i link qui sotto in descrizione dove c'è anche il pulsantino per mettere un mi piace e quello per iscrivervi al canale. A me non resta altro che salutarvi e ringraziarvi per la visione, ci vediamo alla prossima, ciao da Gianni!